Ciao e benvenuti a questo nuovo show di Inboxing. Oggi vestiremo i panni di patria famiglias dell'Impero Romano e cercheremo di espandere il nostro controllo economico su tutte le regioni dell'Impero. Andremo a vedere il contenuto di Concordia, gioco per 2-5 giocatori di Mack Gerz, edito in Italia dalla Cranio Creation e della durata indicativa di circa 90 minuti. Un grazie sentito alla Bottega del Mangiafuoco di Massa per averci inviato questa copia. Eccoci, andiamo subito a vedere la scatola di Concordia. Come potete notare è una scatola abbastanza imponente come dimensioni, non è la classica dimensione. Abbiamo sottile, questo è il retro di Concordia in cui già vediamo l'anteprima di quello che andremo a trovare, quindi mappe, monete, token in legno e diverse carte. Bene, bando alle ciance, andiamo ad aprire la confezione. Ovviamente, come potete vedere dalla grafica, siamo nell'antica Roma, quindi ai tempi dell'Impero Romano, e dovremo andare a espandere il nostro impero in maniera non belligerante, quindi tramite commercio e colonizzazione di città. Eccoci qua, apriamo la scatola. Ecco. Bene, partiamo subito con il regolamento. Eccolo qui. Abbiamo il regolamento che è estremamente sintetico in termini di pagine, ma molto fitto e denso di parole. Vedete, ci sono un po' di immagini, non troppe, le parole sono molto molto fitte, quindi bello corposo. Dopodiché abbiamo questa scheda riassuntiva che è in diverse lingue e serve per determinare il setup, quindi spiega come andranno setupate le varie situazioni di gioco. Fustelle, andiamo a togliere il cartone dalle fustelle, anzi facciamo prima fustellarle, ecco qua. Abbiamo fustelle con segnali di città, come vedete si defustellano bene e sono anche abbastanza spessi. Abbiamo le monete, i sesterzi, visto che siamo ai tempi romani. Abbiamo, ecco qua, dei magazzini, quindi ogni giocatore avrà un magazzino del proprio colore. Poi abbiamo un magazzino giallo, il magazzino verde, ecco qui. E poi abbiamo i segnalini risorsa, potete vedere, diversi segnalini risorsa. Fustelle sì, sono fatte molto bene, sono robuste e si defustellano bene, quindi non c'è rischio di rovinarle. Dopodiché abbiamo il grosso, che è il tabellone di gioco. Il tabellone di gioco che è double face. Da una parte abbiamo la mappa dell'Europa con le diverse città, abbiamo il tracciato punteggio, abbiamo il mercato delle carte dove andremo a posizionare le carte di gioco e abbiamo invece la definizione delle regioni con lo spazio per andare a valutare quale risorsa andremo a produrre. Questa mappa è per 3-5 giocatori, al contrario invece la mappa sul lato posteriore, che rappresenta l'Italia, è una mappa per 2-4 giocatori, quindi richiede un numero inferiore di giocatori, ed è composta simile con la differenza solamente che è rappresentata l'Italia. Come potete vedere anche qua abbiamo le città, abbiamo i tratti di terra e i tratti di mare. Mettiamo da parte il nostro tabellone di gioco, passiamo alla componentistica in legno. Come vedete abbiamo diversi token, sono di 5 colori diversi, quindi abbiamo i token per i singoli giocatori, in questo caso il giocatore blu, di cui disponiamo due tipi di coloni. Abbiamo l'omino, che è il colono di terra, quindi si potrà spostare sui tracciati terra, e invece la barchetta, che invece andrà a spostarsi sui tracciati mare. Dopodiché abbiamo le merci, abbiamo diversi tipi di merci, abbiamo ad esempio il tessuto, abbiamo il grano, abbiamo il vino, ci sono gli utensili e ci dovrebbe essere il mattone da qualche parte che adesso andiamo a recuperare. Ah, non ci sono.
sacco di token in legno. Eccolo qua, questo è il mattone. Queste sono le 5 risorse del gioco. E poi sempre per i singoli giocatori abbiamo le nostre casettine, che sono gli empori che andremo a costruire nelle varie città e ci permetteranno di produrre merce. Infine, come ultimo componente, abbiamo le carte. Ecco qua le carte. Andiamo ad aprirle. Abbiamo le carte riassuntive, sono 5, uno per giocatore, in cui abbiamo fronte e retro, con due spiegazioni diverse. Il retro contiene il riassunto per i punteggi, il fronte invece contiene i costi. Abbiamo poi la carta Perfectus Magnus, che viene assegnata all'ultimo giocatore nel primo round e poi darà dei bonus durante la partita per determinate azioni. Abbiamo la carta Concordia, che è la carta che viene assegnata al giocatore che per primo chiude la partita. E infine abbiamo le carte personaggi. Queste sono divise per, come potete vedere, per numeri. I numeri servono per determinare quali carte verranno messe in gioco in base al numero di giocatori. Sono, come vedete, parecchie. E hanno il retro determinato dal numerino, e il fronte invece che determina l'azione della carta. Quindi avremo un nome, in questo caso l'architetto, l'effetto, che può essere singolo, doppio, e il costo, quindi il costo dato in questo caso dagli utensili. Infine, come ultima parte della carta, abbiamo il punteggio, o meglio, abbiamo la divinità a cui la carta appartiene, in questo caso Giove, Jupiter, e quindi questo determina come la carta a fine partita determinerà il punteggio per il giocatore. Queste sono tutte le carte comuni che potranno essere acquistate durante la partita. Dopodiché abbiamo le carte iniziali di ogni singolo giocatore. Potete vedere, abbiamo le carte, in questo caso del giocatore viola o blu, sono 7 e sono uguali per tutti i giocatori. E abbiamo architetto, abbiamo il diplomatico, il mercante, il prefetto, un altro prefetto, il senatore e il tribuno. Queste sono le carte iniziali che i giocatori avranno a disposizione e che dovranno giocare per svolgere le azioni. Come vi ho detto, ce ne sono 5 colori diversi, quindi queste sono verdi, sono uguali, quindi tutti partono con lo stesso set di azioni. Poi abbiamo blu, rosse e infine gialle. E questo era tutto il contenuto dell'altissima scatola di Concordia. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i nostri nuovi video e in descrizione trovate i link per gli altri nostri canali social, Instagram e Facebook e della bottega Mangiafuoco Massa. Questo era tutto, grazie, ciao!